Allora, io un sabato ho finito la quinta elementare e non avendo soldi per continuare a studiare, andai a lavorare dal lunedì stesso come ragazzo di bottega in un negozio d'abbigliamento in via Calemava nel centro di Firenze. Lì ho imparato tante cose. Per esempio, c'era la sala di prova e fra i due specchi il mio principale aveva fatto un foro e lì vedeva le donne che si provavano le sottovesti, le brachette, insomma, questa roba lì. E allora, quando mi vedeva, lo facevo io. E avevo 11 anni. Insomma, di lì ho cominciato a imparare come si può voler bene alle donne. E così ne ho passate tante. Mi ricordo una Lola, che era bellissima. Mi ricordo tante, tante, perché io stavo al Pignone, al rione del Pignone, al Ponte della Vittoria, però la mia vita l'ho passata in San Frediano. E in San Frediano, lì in Piazza del Carmine, dove abitava Rossano Brazzi, grande attore italiano, ho imparato tante cose. Ho imparato anche a giocare al biliardo. Se non che un giorno di sabato con un amico ero a giocare al biliardo, entrarono due persone e ci chiesero perché non avevamo la camicia nera. Perché a quell'epoca il sabato bisognava avere la camicia nera. Allora ci invitarono la sera ad andare alla casa del fascio. Noi fummo obbligati ad andarci e entrammo in un salone dove c'erano dei festoni neri. Ce n'era uno col fascio giallo grande che dal soffitto andava a terra, poi un altro con la morte, con un cranio con due ossa sotto, e una scrivania in fondo dove c'era il capo di questo circolo, che aveva un teschio vero, forse per impaurire la gente. E lì fummo condannati ad andare al circolo rionale fascista Luporini, in Borgo San Frediano, tutte le sere per 6 mesi, a compilare cartoline di chiamata alle adunate. Poi è finito. Comunque è stata un'esperienza cattiva, cattiva al massimo, perché poi queste cose ci hanno portato alla guerra e lì ho dovuto soccombere, perché essendo nel 24 mi sono dovuto presentare in maniera coatta. Allora
nei primi giorni di esattamente il 6 dicembre venne i carabinieri a casa perché non mi ero presentato alle armi. Questo è del 43, dicembre 43. Mi obbligarono dicendomi che avrebbero preso delle rappresaglie a carico dei familiari se io non mi fossi presentato entro il 7 di gennaio del 44 al distretto militare di Piazza Santo Spirito. Io purtroppo dovetti presentarmi e avevo fatto il premilitare in aviazione, specializzandomi in via Pistoiese nella vulcanizzazione delle ruote degli aerei. E così mi mandarono a Pavia, mi mandarono a Pavia e lì arrivavamo in una caserma, non c'era niente, niente di niente, nemmeno da mangiare, per dormire c'era il fieno in terra e bisognava dormire sulla paglia, diciamo, via. Allora si siede 2 giorni, poi eravamo 7 o 8, si prese e si venne via. Venne via e si andò a Milano a piedi da Pavia. Si prese un treno, che allora erano treni merci utilizzati per viaggiatori, e nascondendosi sotto le panchine che ogni vagone aveva, si arrivò a Firenze alla vigilia di Natale. Insomma, quando ci videro, ci fecero tante feste perché non credevano che si sarebbe salvati. Fatto sta che quando sono dovuto rientrare, sempre obbligato dai carabinieri, sono andato a Piacenza e di lì ci fecero fare il giuramento era collettivo e ci chiesero: giurate fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana e alla Germania? Nessuno rispose. Allora ci adunarono tutti nel piazzale, sotto la minaccia dei fucili, e uno per uno ci fecero firmare, anziché vocalmente, ci fecero firmare il giuramento. Fatto sta, ci fecero adunare la mattina, ci portarono alla stazione e ci consegnarono ai tedeschi. Poi successivamente sono scappato dai tedeschi e sono andato nei partigiani, nella seconda divisione Giustizia e Libertà a Piacenza. Allora, durante il periodo in cui sono stato arruolato per forza dalle truppe tedesche,
Io fui aggregato alla contraerea, essendo d'aviazione, alla contraerea, che si chiamava FLAC. Durante i periodi di riposo andavamo in un paese vicino dove conobbi la figlia del barista di dove andavamo. Una bella ragazzina, avrà avuto 18 anni. Comunque, fra noi cominciò un rapporto abbastanza piacevole e un giorno mi disse, sentendomi parlare, mi disse che mi avrebbe accompagnato dai partigiani. Venuto quel giorno, mi accompagnò dai partigiani, dove fui arruolato subito. E ci sono stato circa 3 mesi, perché poi il generale, mi pare Eisenhower, parlando alla radio, a quell'epoca c'era una specie di tam-tam, pum 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 pum, Radio Londra, e lì ci invitò tutti i partigiani della nostra divisione a sciogliersi, perché non avrebbero più potuto trovare la maniera di aiutarci facendo dei lanci con gli aerei, lanci di cibo, di armi, questa roba. E allora ci si dovette allontanare, dovette attraversare tutto l'Appennino, dal Monte Altissimo, che era, mi pare, 2400 metri, e le scarpe avevo gli zoccoli di legno, mi sembrava di sciare. Poi, proseguendo, si trovò un calzolaio che ci fece una polenta per sfamarci, poi proseguimmo e trovammo due inglesi paracadutisti che ci accompagnarono scansando le linee, scansando i posti dove c'erano le mine, perché loro li conoscevano, e ci portarono, insomma, di lì io finii in campo di concentramento. E ci sono stato quasi un anno. C'era un ufficiale americano e ti chiedeva: hai fatto servizio militare dopo l'8 settembre? Dice: sì, per forza. E gli spiegai il perché. Dice: tieni questo cartello. Mi misero un cartello al collo dove c'era scritto Prisoner of War, che vuol dire in italiano prigioniero di guerra.
non lo perdere perché sennò non mangi. Insomma, è successo di tutti i colori. Di lì ci portarono con una nave da Livorno a Napoli. A Pragola c'era un campo di concentramento vicino alla ferrovia, dove si cercò di scappare da come si stava male, perché gli americani ci trattavano male. Se buttavano via la sigaretta, se vedevano tu ti avvicinavi per prendere la cicca, ti schiacciavano con il piede, te la schiacciavano, te la rovinavano tutto. Insomma, sono stato dopo di lì, ci portarono a Coltano, il campo di concentramento era vigilato dai tedeschi. Campo di concentramento americano con le guardie tedesche. E insomma, un Dio che non...